Ed eccola pronta, ha preso le ultime indicazioni dalla sua allenatrice Yuka Sato, Haruka Imai. L'abbiamo già vista a Skate America, dove ha ottenuto una quarta posizione. E lei ci presenta un arrangiamento moderno di My Fair Lady. Per quanto riguarda il punteggio che ha ottenuto nella gara dello Short Program, lei è in sesta posizione con 55,20. Triple loop. Anche questo Luzza eseguito non bene, non è riuscito a completare le rotazioni di atterrata in avanti. Toloop, doppio toloop. Triple loop, doppio toloop. Triplo Salchow, doppio toloop, doppio loop. Triplo Salchow. Doppio Axel. Errore per entrare nella trottola rovesciata, ma è stata bravissima a riprenderla. E bravissima a ed eseguire tutte le posizioni difficili. Sicuramente poi il pannello tecnico andrà a rivedere esattamente l'esecuzione per accertarsi che ogni posizione abbia i giri richiesti.
Maruca Imai, anche lei ha avuto difficoltà all'inizio, poi si è ripresa, ma mi sembra una musica molto difficile quella che ha scelto, perché un arrangiamento moderno di My Fair Lady non l'ho mai vista lei perfettamente in sintonia con questa musica. No, anche su un aspetto coreografico non mi sembra che ci sia stato una, non è stata una scelta assolutamente facile. La musica, come hai fatto notare, non è una delle più facili, l'arrangiamento non è il classico, per cui non è anche usuale comprendere questo nuovo stile. La coreografia non mi sembra che abbia sottolineato le particolarità della musica o abbia comunque dimostrato una ricerca particolare o innovativa. Mi è sembrato una cosa molto tranquilla, ma senza eccedere. A livello tecnico abbiamo visto quegli grandi errori, secondo me, rispetto alle patinatrici che sono scese precedentemente. Io continuo a preferire le americane che sono scese, e anche la canadese a livello anche dei components come Amelie Lacoste. Beh, vedo che comunque lei è contenta, abbastanza soddisfatta dell'esecuzione. Però mi lascia un po' perplesso questo esercizio libero, devo dirti la verità. Sì, andando a controllare, ha fatto veramente quei grandi errori all'inizio, poi anche lei si è ripresa, evidentemente aveva bisogno di concentrarsi, e vediamo adesso cosa ci propone. Ok, questa è la sequenza di spirali. Questa è la situazione, è un elemento tecnico in cui la pattinatrice deve mantenere questa posizione di spirale per 6 secondi. O c'è la possibilità di sceglierne 2 da 3 secondi. Questo è il triplo loop iniziale, quello dove ha avuto una piccola difficoltà nell'uscita. E anche a livello interpretativo non mi sembra che si sentisse questo programma addosso, sembrava più un discorso di esecuzione, doveva eseguire quello che le era stato detto di fare, il compitino, come abbiamo detto. Sì, no? Questo è il triplo toe-loop in combinazione con il doppio toe-loop, eseguito senza problemi. Questo invece è il triplo salchow, doppio toe-loop e doppio loop. Sarei curioso di vedere il dettaglio invece del triplo Lutz, dove non è riuscita a completare le rotazioni, per cui si è ritrovata ad atterrare quasi in avanti. Poi è stata bravissima, grandissimo errore invece per quello che riguarda la penultima trottola, dove ha avuto un problema nell'ingresso, ma poi ha recuperato. È stata molto brava, perché poi comunque è riuscita a fare tutte le posizioni difficili che le sono state richieste. Come detto prima, bisogna vedere se il pannello tecnico gliele riconosce. Ed eccolo allora il punteggio di 99,56, è il miglior punteggio fino a questo momento, con 48,09 per il tecnico Elements e 51,47 per il Program Components, con 154,76 balza al comando, e così chiude dunque il primo gruppo che abbiamo visto sul ghiaccio. Subito dopo il warm up avremo Kira Korpi, Sofia Birukova, Adelina Sotnikova, Elena Leonova e Mao Asad.